Abbiamo supportato le imprese durante il 2022, in particolare per reggere il colpo derivante dall'innalzamento dei costi, in particolare quelli energetici, mettendo a disposizione tanto credito proprio per far fronte alla diluizione del costo delle bollette e comunque a sostenere il piano degli investimenti. Dall'altro lato abbiamo sostenuto le famiglie mettendo a disposizione 8 miliardi per far sì che si potessero diluire anche in questo caso il costo delle bollette, ma anche poter prendere prestiti con distanze di rimborso molto lunghe e costi estremamente contenuti per sopportare la spesa quotidiana. E in più abbiamo aggiunto anche la possibilità di poter sospendere le rate dei mutui. Questo proprio per aumentare il reddito disponibile delle famiglie in un momento dove il costo complessivo della vita è aumentato.